Capitolo 1132 di One Piece. Finalmente, finalmente, torniamo a commentare i capitoli di One Piece. Dopo la pausa di 2 settimane, che era arrivata dopo un'altra pausa di 2 settimane, speriamo di avere un pochino di regolarità, così da entrare a fondo dentro Elbaf. Siamo ancora agli inizi, tant'è che questo capitolo si intitola Avventura Elbaf. Ok, quindi è appena cominciata la saga, i Mugiwara si sono riuniti e capiremo da qui a breve quali saranno poi gli elementi che ci porteranno a sviluppare una trama, cioè gli eventi che devono susseguirsi in questa saga. Parto da una cosa che dico sempre, no? Ormai lo sapete. Perché dico questa cosa? Perché quella tavola in cui ci viene presentato il villaggio di Elbaf, che è uno dei tanti villaggi di questo secondo piano dell'isola, è veramente meravigliosa, pazzesca. Dicevo prima, mentre lo leggevo, che a Elbaf, in questi primi capitoli, si percepisce la voglia di avventura, così come accadeva a Skypiea. Perché l'isola è diversa dalle altre. Sembra essere una fiaba. Quindi l'elemento fantasioso, no? È bello forte. Alcune isole di One Piece prendono ispirazione dal mondo reale, ok? Water Seven è Venezia, Alabasta l'Egitto, però alcune di esse, come appunto Skypiea e ora Elbaf, prendono ispirazione dalla fantasia dell'essere umano, dai racconti, dalle leggende, dalle fiabe, e quindi sono dei luoghi che non possiamo visitare, dei luoghi che nella nostra realtà non possiamo trovare, dobbiamo soltanto immaginarli. E vedere questi luoghi immaginari messi lì su carta, in questo caso su scan, resi reali e messi davanti agli occhi dei protagonisti che ci portiamo dietro da anni, è toccante. Io sono d'accordo con le parole del narratore. È una vista mozzafiato e lo è per i protagonisti. I protagonisti si erano ripromessi di visitare quest'isola. L'hanno attesa per anni da Little Garden, quindi avevano voglia di vederla, di scoprirla. E con loro anche noi provavamo le stesse sensazioni, emozioni, no? Attendevamo Elbaf e pensare che c'era qualcuno che diceva no, a Elbaf non ci andremo mai. No ragazzi, Elbaf è una saga centrale e importante e lo si vede anche da queste tavole. Oda negli ultimi 2 o 3 capitoli ha disegnato alcune delle tavole più belle di One Piece. La presentazione di Loki è una delle presentazioni migliori all'interno del manga. La presentazione di Elbaf è una delle presentazioni di isole migliori all'interno del manga. La presentazione oggi del villaggio di Elbaf è una delle tavole migliori del manga. Cioè è incredibile come nel giro di pochi capitoli ci siano così tante tavole iconiche che resteranno nell'immaginario di One Piece, resteranno nell'immaginario dei lettori di manga di questo mondo. È veramente assurdo e questo sottolinea la voglia di Oda di raccontare per bene questa saga, di farcela vivere, di farci fantasticare, di farci sentire parte al 100% di questa avventura con i suoi protagonisti. Un'avventura che appunto noi abbiamo atteso per 20 anni. Cioè, comunque per anni, per noi il tempo è stato ancora più lungo rispetto ai Mugiwara. Ed essere finalmente qui, poter leggere le avventure di Elbaf,
dà quelle vibes positive, ha quel qualcosa di nostalgico non solo per i personaggi all'interno del manga, ma anche per noi lettori. Una volta eravamo a Little Garden, una volta Elbaf era soltanto un nome, era soltanto un racconto, adesso è realtà. E Oda inizia a darci qualche, diciamo, regalino, oppure qualche idea di come è fatta l'isola. Ci dice che è divisa in tre parti. Il mondo di sotto, l'Underworld, lo conoscevamo già, mondo freddo, l'inferno praticamente, dove i criminali vengono gettati. Poi c'è il primo piano praticamente, il secondo livello, chiamato appunto il regno del sole, perché il sole lo tocca, e poi c'è questo elemento, ripeto, il sole, che ritorna sempre per quanto riguarda Elbaf e i giganti. Sappiamo che il sole in One Piece è importantissimo, sappiamo che i giganti sono legati alla divinità del sole, e sicuramente durante tutta la saga ci verranno raccontate tante cose sul sole. E infine c'è il regno più alto, quello che quasi non si vede nella tavola di presentazione dell'isola di Elbaf, dell'albero Adam, che è il regno dei cieli, un paradiso, una sorta di Asgard, per citare la mitologia norrena. Chi c'è lì? Cosa c'è lì sopra? Ci vive qualcuno? Questo bisogna capirlo, perché comunque per ora l'Underworld sappiamo cos'è. Il regno del sole ci è stato descritto, ci sono tanti villaggi, è enorme, e ci vivono i giganti. E poi c'è questa parte superiore di cui non sappiamo nulla, ed è forse un qualcosa che è legato a delle divinità, così come Asgard, no? Capiremo. Ci viene presentato per la seconda volta, cioè una volta ce l'ha stato mostrato e ora ci viene presentato questo bambino chiamato Collon, che ricorda Pollon, non sappiamo se c'è un riferimento. Collon è Viki il vichingo. Praticamente, lo sapete tutti, l'idea di Oda, no? Di creare un manga sui pirati nasce da questo anime degli anni 70 chiamato Viki il vichingo, dove c'era questo bambino che faceva cose, ora senza che sto lì a spiegarvelo, con i vichinghi, no? Erano pirati vichinghi. Lui, vedendo questo cartone animato, ha scelto poi di creare un manga sui pirati, è stato influenzato. Questo bambino lo ricorda, e quando lo abbiamo visto per la prima volta nel capitolo 1076, le sue azioni andavano a emulare praticamente quelle del piccolo Rufy. Cioè, Collon voleva partire con Shanks il Rosso, e Shanks il Rosso gli diceva di no, così come faceva Rufy. Quindi tra i due personaggi c'è un collegamento, e carino il fatto che Rufy stringerà un rapporto con quello che è il personaggio che ha ispirato One Piece, no? Che ha creato One Piece, Viki il Vichingo. Cioè, è figa questa cosa, se ci pensate, no? Praticamente a Elbaf, che siamo vicini alla fine, c'è il punto di origine di One Piece, che è appunto questo bambino. Viki ha un legame con Shanks, così come ce l'ha Rufy, e è intenzionato a incontrare appunto Cappello di Paglia, perché è diventato un imperatore, perché Dory e Brogy ne parlano, e perché anche lo stesso Shanks ne parla, quindi è incuriosito da questa figura. Io sono a mia volta curioso, perché voglio capire quale sarà il ruolo di Collon all'interno della saga. Molte volte in One Piece i bambini hanno un ruolo importante. Pensate a Otama. Otama è il primo personaggio che Rufy incontra a Wano, ed è praticamente il personaggio esempio di quello che sta accadendo a Wano quando arrivano i Mugiwara. Cioè, mi spiego, Rufy cosa fa? Vuole fare in modo che per quando va via da Elbaf tutti possano mangiare, perché vede la sofferenza di Otama.
Quindi lui quando pensa ai personaggi, al popolo di Wano, pensa a Otama. Ok? È il personaggio a cui Rufy fa riferimento. Ed è un personaggio con cui Rufy stringe un rapporto molto forte per tutta la questione anche di Ace, no? Rufy porta a termine quella che era la promessa di Ace con Otama, ad Otama. Quindi sono davvero curioso di capire quale sarà il rapporto tra Collon e Rufy e quale sarà il ruolo di questo personaggio, che rappresenta, lo ripeto, l'inizio di One Piece, perché Vicky il Vichingo è uguale. E infatti anche Collon si dirige verso il Regno del Sole, visto che vive nella parte bassa, con pare essere anche lui sempre alla taverna come faceva Rufy da bambino, che era praticamente sempre da Makino. C'è un'altra questione interessante. I Painter. Praticamente già nel capitolo scorso era stata introdotta questa tecnologia. Possiamo dire così. Una pietra solare che è in grado di fare cose. Scopriamo in questo capitolo che i giganti hanno creato il Rainbow, l'arcobaleno, che collega il mare al Regno del Sole con questa pietra. Che cos'è questo painter? Painter vuol dire dipingere, no? Qualcosa che serve a dipingere, e loro dicono di aver dipinto questo arcobaleno. Se ci pensate, è veramente un qualcosa di interessante, di curioso. Perché potrebbe essere una sorta di pietra che ti permette di creare cose. Un po' ricorda forse un pochino il frutto del diavolo di Kanjuro, no? Ora, non lo so, abbiamo ancora pochi elementi per capire come funzionano queste pietre solari, questi painter. Però pare che abbiano la capacità di creare delle cose dal nulla. Kanjuro lo faceva in bianco e nero, loro lo fanno addirittura a colori. Questa pietra solare, in questo caso, se fosse realmente così, andrebbe comunque a legarsi al frutto di Rufy in un certo senso, perché anche Rufy crea grazie all'immaginazione. Chissà quindi qual è il legame tra questi due elementi. Il Painter probabilmente sarà una tecnologia di Elbaf, un po' come i Dial a Skypiea. E a me l'introduzione di questo elemento, cioè il fatto che già dall'inizio ci siano delle tecnologie appunto che non avevamo in passato, mi piace tanto, perché vuol dire che Oda sta iniziando a caratterizzare la saga di Elbaf come un luogo unico nel suo genere, un po' come appunto Skypiea. Quindi forse avremo tanti elementi come il Painter. Elbaf ci sarà spiegata come succedeva in passato molte volte, che Oda per ogni isola ti diceva gli elementi atmosferici, ti diceva com'era divisa, ti parlava della società dell'isola, degli usi, dei costumi, delle tecnologie, appunto, ti spiegava qualsiasi cosa. E per ora pare aver preso quell'andazzo, no? Ci è stata mostrata la divisione di Elba, ci sono stati mostrati già dei cittadini. Ci è stata mostrata questa tecnologia, ci è stato mostrato l'arcobaleno, tanti elementi curiosi e interessanti. Arriviamo poi alla parte finale. Ok, Mugiwara si sono riuniti, abbiamo visto come si sono riuniti. Parte finale, mentre loro impazziscono di gioia per essere a Elbaf, sono contenti e increduli per quello che hanno di fronte ai loro occhi. Lontano, un po' più lontano dal villaggio, c'è quest'uomo che cammina nella natura. L'uomo è praticamente quello che avevamo visto qualche capitolo fa che attendeva i Mugiwara. Ha un kasa sulla testa, che è quel cappello tipico di Wano, no? Giapponese, quel cappello fatto di paglia che vendeva appunto la stessa Otama di cui abbiamo parlato prima. E ad accompagnare
la camminata tra la natura di questo personaggio c'è una frase di Lewis Arnott che dice: sì, praticamente, riassunto, Elbaf è bellissima, mozzafiato, veramente non vi pentirete di visitare questo posto. Però c'è una cosa che dovete tenere a mente, che non dovete assolutamente dimenticare. Restate molto poco, non indugiate, non restate molto. Quindi, perché c'è questa frase? Ho letto teorie sul fatto che a Elbaf il tempo scorra diversamente. Ma non tornerebbe, perché comunque Dori e Broghi sono stati fuori dall'isola per 100 anni e non è cambiato assolutamente niente. Però è molto curiosa questa frase. Cosa succede a Elbaf? Perché ci sono sempre delle guerre, di tanto in tanto c'è il Ragnarok, quindi bisogna andare via? O ci sono dei personaggi che possono causarti problemi. E tra l'altro, questo tizio che cammina nella natura è legato a questa frase? Cioè, di cosa si occupa? Perché lì? Chi è? Cosa fa? Ovviamente non avremo risposta a questa domanda, e secondo me è anche inutile indugiare tanto su questo argomento. Ci sono altre cose ancora. Perché il capitolo, alla fine pensavo ci fossero meno cose da dire, invece ci sono comunque tanti spunti di riflessione. Uno, la promessa tra Loki e Rufy. Rufy ritorna si riunisce con gli altri, lascia quindi Loki. Vediamo un piccolo flashbackino in cui praticamente i due si sono fatti una promessa che potrebbe essere legata a quello che avevamo visto nell'ultimo capitolo, ovvero Rufy che voleva informazioni su Shanks e Loki che voleva essere liberato. Quindi, cos'è accaduto? Loki ha detto: senti, io ti dico quel che vuoi su Shanks e tu mi porti la chiave, però non dirlo a nessuno? Potrebbe essere, però io continuo. Per quanto io accetti la possibilità che sia Rufy a liberare Loki, continuo a non esserne al 100% certo. Forse non sarei neanche contentissimo se andasse in questo modo. C'è un altro personaggio, l'ho detto già più volte, che secondo me potrebbe liberare Loki. Un personaggio che viene ridicolizzato ormai di continuo dopo un inizio da 10 e lode, ovvero Rod. Rod è un reietto. Non viene accettato dagli altri giganti, dai membri della sua stessa ciurma, lo dicono palesemente. Odia gli esseri umani, quindi a differenza di Gerd, per esempio, lo stesso Irudin, non ama Rufy e gli altri. Vediamo Gerd invece come appena lo vede proprio è innamorata. E quindi potrebbe, un pochino per rancore, un po' per dimostrare agli altri che Rufy non è niente di che, potrebbe per me liberare Loki e chiedergli in cambio di uccidere Rufy, che viene considerato tra l'altro il dio del sole. Potrebbe andare lì e dirgli: senti, tutti i giganti impazziscono per questo tizio che viene considerato il dio del sole. Per me sei tu il dio del sole, dimostrami che sei tu, sconfiggilo, dimostralo a tutti. Quindi io continuo a puntare su Rod. Non ne sono certo, ma secondo me ci sono delle possibilità. Poi, voglio ritornare a Lewis Arnott perché giustamente ho dato per scontato che tutti sappiano. Lewis Arnott lo avevamo sentito, lo avevamo letto ai tempi di Little Garden, praticamente ci aveva dato qualche informazione su Elbaf. Quando arrivi sull'isola di Elbaf c'è una frase sull'isola e viene citato questo avventuriero. Quindi questo avventuriero è legato all'isola dei giganti. Chissà se lo vedremo mai in futuro, oppure è solo un nome che ritorna, un autore che ha vissuto la sua avventura legandosi a questi luoghi che hanno de dei legami con i giganti. Io
mi fermerei. Credo di aver detto tutto, almeno tutto ciò che così a caldo mi è venuto in mente. E poi avremo sicuramente possibilità di parlarne ancora e ancora e ancora nei prossimi giorni, in attesa del capitolo 1133.